in ritardo con sempre l'orario che non le cose che devo fare a lezione, ma intanto vi parlo del bilancio globale di energia. Lo potremmo rappresentare così. Questa figura è fatta da un libro classico che è di Wallace & Dawes, si chiama Introduction to Atmospheric Dynamics. Come vedete qui è relativo al bilancio globale mediato sulla Terra e quindi tiene conto di un volume di controllo che è una sfera concentrica a tutta la superficie terrestre. La radiazione, facciamo che sia 100 la radiazione iniziale, cioè quella che arriva sulla superficie dell'atmosfera e del Sole. Arrivano circa un kilowatt punto 4 sulla superficie, mediamente sulla superficie della Terra all'equatore. Di questa una parte è assorbita dalle polveri che sono nell'atmosfera, circa il 16%, 3% è assorbita dalle nuvole, l'1%, l'ho scritto qui come cifra indicativa, in realtà è assorbita dalla vegetazione. La vegetazione si mangia i fotoni del sole e utilizzando questa parte di energia e il materiale che trova nella terra costruisce le chiome e gli alberi. Questo in realtà è meno dell'1%, perché si calcola che un fotone su 500 la fotosintesi non è un processo molto efficiente e solo un fotone su 500 produce poi biomassa, però c'è anche questa, e se non ne tenessimo conto non terremo conto della cosa più importante che ci riguarda, cioè il fatto che ci siamo anche noi. Se fate 100 meno 16 meno 3 meno 1, che è meno 20, rimane 70. E non 50, vabbè, perché? Allora guardiamo quant'è la parte che è riflessa, perché 50, 70 e non 50? Perché guardiamo quanto è la parte che è riflessa, che è esattamente una parte riflessa dall'atmosfera, il 6%, una parte riflessa dalle nuvole, che è il 20%, e una parte riflessa direttamente dalla superficie terrestre, che è piuttosto scura da questo punto di vista. E quindi 6 più 20 più 4 fa 30, 30 più 20, più l'altra parte del 20 fa 50, e quindi spiega perché solo il 50% della radiazione che colpisce la superficie dell'atmosfera arriva sulla superficie della Terra. Quindi se un kilowatt 4 arriva sulla superficie della Terra, solo mediamente 0.7 kW, 700 watt per metro quadro arrivano sulla superficie. Cosa fa quando questa radiazione che arriva sulla superficie? Ovviamente riscalda la superficie. L'atmosfera è prevalentemente riscaldata dal basso, proprio per il fatto che gran parte della radiazione solare molto forte la attraversa e poi appunto colpisce l'oceano, la terra. Naturalmente se non ci fosse nessun veicolo per far ritornare questa energia lì dietro, cosa succederebbe? La superficie della terra si riscalda e continuerebbe ad aumentare la sua temperatura. Invece anche per effetto della temperatura la superficie terrestre emette una parte di energia che riceve sotto forma di radiazione. Vedremo più avanti che tipo di radiazione è, ma vi posso già anticipare che è radiazione nel campo dell'infrarosso, e quindi radiazione è quella che chiamiamo ad onda corta, ad onda lunga, scusate. E questa parte appunto torna indietro così. La radiazione infrarossa netta, V,
direttamente che esce dall'atmosfera, che parte dalla superficie terrestre, è il 20% del bilancio. L'atmosfera però, che è relativamente trasparente alla radiazione ad onda corta, cioè alla radiazione solare, non è così trasparente alla radiazione ad onda lunga, e di questo 15%, tre quarti rimane, viene assorbito dai gas che sono nell'atmosfera, in particolare dal vapore acqueo e dalla CO2, che sono i due gas serra, si dicono, più importanti. Ed è questa parte di radiazione assorbita che dà la temperatura che ha l'atmosfera che noi avvertiamo. Se aumentiamo alcuni di questi componenti, aumenta la temperatura dell'atmosfera, e il cuore del cambiamento climatico sta proprio in questo. Salvo il fatto che l'aumento di assorbimento da parte dell'acqua ha tutta una serie di retroazioni, per cui in realtà non conta molto, ma l'aumento di CO2 invece ha un bilancio netto negativo. Un po' di aumento di CO2 provoca un aumento di calore immagazzinato dall'atmosfera e l'aumento della temperatura globale. Questo è più o meno la sintesi di tutte le questioni che riguardano il cambiamento climatico. Quanto? Beh, la porzione che riguarda quello che noi chiamiamo appunto cambiamento climatico in questo momento è dell'ordine di 0,5 watt su metro quadro, quindi una frazione molto piccola. Per questo è anche difficile misurarla, però se tenete conto, gli effetti però sono molto grandi. Questa parte di radiazione poi naturalmente viene riemessa in altri modi, attraverso in emissione dalle nuvole. Le stesse CO2 e vapore acqueo riemettono verso l'atmosfera, e poi abbiamo altre due componenti che sono molto rilevanti: il flusso di calore sensibile e il flusso di calore latente, di cui abbiamo già parlato anche la volta scorsa. Il flusso di calore latente non è altro che la porzione dovuta all'evaporazione, circa il 23% dell'intero budget è un budget che viene mediato dal flusso di calore latente, quindi dell'evaporazione e della traspirazione. Evaporazione in questo caso, ricordate, siamo in un volume di controllo che comprende tutta la Terra e quindi anche gli oceani. Una componente minore, il 7%, è dovuta al calore sensibile, cioè allo scambio sempre per convezione, non per conduzione, ma dovuto alla differenza di temperatura tra la temperatura del suolo e la temperatura dell'atmosfera. 20 più 7 più 23 fa 50. Era arrivato 50, ritorna a 50, quindi questo grafico qua ha qualcosa che non va rispetto al discorso che vi ho appena fatto. Qual è? Lei si è messa in mezzo per paura di... se tutto quello che arriva esce, niente è accumulato e quindi non c'è cambiamento climatico. Quindi qui in questo grafico non è tenuto in conto il cambiamento climatico. Però dà idea di tutti gli elementi che compaiono. Naturalmente avevo fatto tutto quanto a rate qui, e adesso così ve lo ripeto. Come vedete, questa è la prima parte del bilancio. 50 arriva, 30 è riflessa e 20 è assorbita. E poi qui la seconda parte, che invece ha a che fare con tutta la parte di restituzione di quel 50% di radiazione verso l'atmosfera di nuovo. Questa è la radiazione, l'avevo fatta tutta a dettagli, invece ve l'ho spiegata poi
tutta sulla prima, parte. Il 19% viene assorbito dall'atmosfera, un 1% viene assorbito dalla vegetazione. In realtà nella fase vegetativa più di crescita vegetativa, per esempio fra poco quando comincerà la primavera, in alcuni punti anche il 5% della radiazione viene va a costruire, diciamo, le canopies, le chiome degli alberi. E però quella lì è una media. Di nuovo tutte le cose che vi ho già spiegato pian piano sono qui riportate ad una. Questo è un grafico che vi ho, quello era un lavoro classico degli anni 1980, mi pare, Wallace and Dawson. E questo invece è, riporta le stesse misure fatte da satellite ed è un lavoro di fine del 2014. L'avete già visto, questo è tutto questo elemento. Qui vedete i vari elementi, la radiazione netta è la somma di radiazione ad onde corte e radiazione ad onde lunghe, somma algebrica, alcune sono positive ed altre sono negative, calore latente, calore sensibile e poi l'imbalance, cioè prima vi avevo detto 50 arriva e 50 esce, qui c'è un imbalance, cioè c'è una differenza, perché questi dati non sono comunque una media sul lungo termine, ma sono i dati relativi ad una decina di anni, misurati dai satelliti e poi ricalcolati con particolari tecniche di analisi che si chiamano di analisi della superficie. GLD sta per globally, cioè il calore sensibile è 23, penso siano in watt su metro quadro, medi, e poi è separato nel bilancio che c'è sulla terra, land, e sul mare. Il calore sensibile, per esempio, ha una porzione molto più grande sulla terra che sul mare, ma questo è ovvio, sul mare è quasi solo calore latente, perché il calore che viene accumulato nel mare poi porta all'evaporazione del sistema. Allo stesso modo vedete il calore latente, qui il rapporto, vedete, fra calore latente sul globale è 75, il grosso del calore latente, quindi dell'evaporazione, ovviamente viene dagli oceani, e sulla terra è circa la metà, un po' meno della metà di quello che viene dagli oceani. La media complessiva è la media dei due. Se voi fate i rapporti che vedete in questi grafici, vedete che i numeri nel grafico di prima non sono così sbagliati, siamo nello stesso ordine di grandezza, anche se ovviamente questo dato è molto più recente e molto più sicuro. In questo caso, nella colonna di destra c'è anche un altro elemento che è, se vogliamo, una novità rispetto ad elementi che si vedevano in passato, ed è un tentativo di valutare qual è l'errore di stima. E vedete che in alcuni casi l'errore di stima è molto grande, perché per esempio qui sull'immagazzinamento globalmente vengono immagazzinati 16 watt su metro quadro qui, ma l'errore è 13, cioè quasi grande quanto la misura, siamo nell'ordine di sensibilità della misura, ed è ovvio che questo tipo di misure sono in questo momento attuate sistematicamente, praticamente ogni anno. Noi da adesso in poi avremo sempre questo tipo di rianalisi. Sì, anche questa è una distribuzione globale sugli 8 anni, meno significativa di quella di prima, ma tutto
tuttavia relativa. Questo è un dettaglio del budget medio riportato solo agli oceani, sempre fatto con strumenti satellitari, lo si vede anche dalla discretizzazione che qui è fatta, che ha questi pixel, queste porzioni. E direi che questa prima parte è finita.